Buona giornata, bentrovati. Primo appuntamento, anzi, secondo appuntamento della settimana, quello del martedì 9 di dicembre del 2014. Ieri Apple ha rilasciato le informazioni sul meglio del 2014. Ci concentriamo su due cose, la musica e le app. In Italia il disco più venduto è stato Happy di Pharrell Williams, ma forse ce lo saremmo anche aspettato. Però la cosa interessante è sapere qual è l'applicazione dell'anno, che si chiama Replay. Replay prende foto, video, insomma, mette tutto insieme, crea un mix di informazioni che vi buttate dentro e rilascia un videoclip con degli effetti molto carini, molto divertenti. È gratuita al download, se volete poi tutte le funzionalità, costa 8,99€, non poco. Però insomma, un'applicazione veramente molto avanti e soprattutto che vi permette di vedere quale potenzialità abbia il processore A8 di Apple. Quindi insomma, questo è il meglio per il 2014. Invece è interessante la battaglia che Uber sta portando avanti in India, o forse il contrario, la battaglia che l'India sta portando avanti nei confronti di Uber, che è stata bandita dall'applicazione, è stata bandita dalla città di Nuova Delhi. E non solo, Portland ha denunciato Uber proprio in queste ore per aver avviato il servizio nella città dell'Oregon, dove quel genere di funzionalità e contrario alla legge. Vedremo quello che diranno i giudici. BlackBerry Classic, ormai vicinissimo all'esordio, arriverà in bianco al momento dell'esordio, quindi sia in nero che in bianco. Novità importante per Facebook, che da ieri, sfruttando quella che è la strutturazione Open Graph, ha rilasciato il permesso di ricercare nei post, quindi finalmente sarà possibile andare indietro nel tempo senza impazzire nella ricerca di qualche contenuto che magari abbiamo visto e ci è scappato via. Curiosa notizia che riguarda il Nexus 6, che fino all'ultimo momento, fino alle decisioni finali, aveva un'impronta, un lettore di impronte digitali tra le funzionalità previste, e poi in realtà la decisione è stata quella di abbandonarlo, poi chissà perché. Curiosità che riguarda Amazon, che ha deciso di abbandonare i droni per il momento. Si parlava addirittura di una consegna attraverso i droni nelle grandi città, invece a New York andrà molto più terra terra, diciamo, perché proverà a usare le biciclette per distribuire più velocemente i propri prodotti. LG è cambiato il capo della divisione mobile, nonostante gli ottimi risultati hanno deciso di accelerare addirittura le proprie attività. L'anno prossimo probabilmente un telefono con un pennino, ma non solo per scrivere, un pennino intelligente, quello che viene già chiamato un G-Pen, e poi verrà abbandonato il G Pro per concentrarsi sul futuro G4. Gear VR, quindi diciamo gli occhiali per la realtà virtuale, sono in vendita, sono usciti, $200 è il costo iniziale, e queste sono le notizie di Mr. Gadget che vi aspetta alle 13, alle 20 su Radio Number One. Ciao!